Mi chiamo Luigi Longo, ho 31 anni, sono nato alle Mese Terme. Faccio questo lavoro, indosso questo camice bianco perché mi è nata la passione da quando ero bambino. Dall'età di 7 anni, quando mia mamma usciva, che andava a fare commissioni in giro, essendo una famiglia numerosa, e mi mettevo sempre a casa dietro i fornelli a preparare qualcosa in modo che quando arrivava mia mamma trovasse qualcosa di pronto. E così tutti quanti facevamo i pranzi insieme, giusto per aiutare mia mamma. Avevo 7 anni, ero piccolo, mi ricordo che mi mettevo su una sedia di legno dietro la cucina a cucinare, questo all'insaputa di mia mamma, perché ogni volta che mi trovava là con la sedia, con le cose, si metteva a gridare, urlava che mi potessi far male o addirittura bruciare, e tutti i rischi che ci sono. Questa passione l'ho mandata avanti anche perché siamo di famiglia di cuochi. Mia nonna era una cuoca nella mensa dell'asilo, mio padre è bravo a cucinare, si diletta a casa, ma ci ha sempre deliziato con i suoi ottimi pranzi che ci ha fatto, o cene, anche perché mia mamma non ha una vaga varietà di cucina, quindi mio padre si deliziava sempre a mettersi dietro i fornelli a fare qualcosa di nuovo, a farci gustare qualcosa di nuovo. Ho iniziato la mia esperienza lavorativa in questo campo quando avevo 13 anni, in una sala ricevimenti che si trova a Corica, che è la Tornara, la famosa Tornara, dove all'epoca si ci lavorava tantissimo, si facevano dei matrimoni, 4-5 matrimoni al giorno, era una sfacchinata. La prima settimana di lavoro è stata, non vi nego che è stata molto dura, infatti mi ritrovavo là, in cucina c'erano 20-21 persone, mi trovavo un po' spaesato, poi con l'amore di lavoro che c'era, chiamavo mio padre e gli ho detto: papà, questo lavoro non fa per me, vieni a prendermi perché io qua non ci posso stare. E mio padre mi ha insistito, ha detto: no, resta un altro poco, vedi come ti trovi, finché non ti ambienti, mi ha detto, e poi ti regoli, se non lo vuoi fare, ma tu non sei obbligato a farlo. E così, dietro il consiglio di mio padre, mi sono fermato ancora a fare la stagione estiva. C'erano dei matrimoni che non finivano mai, non si capiva mai quanti matrimoni c'erano al giorno, parlavamo di 5-6 matrimoni al giorno. E poi mi sono innamorato di questo lavoro perché lo chef mi ha preso a cuore, completato la stagione, non nego che a fine stagione ero distrutto, e un po' per le soddisfazioni della mia famiglia, un po' per le soddisfazioni mie personali, mi sono iscritto alla scuola alberghiera, che ho frequentato la scuola alberghiera a Vibo Valentia. Ahimè, la scuola è stata un po' sacrificata perché comunque mi sono allontanato da casa. Diciamo che è un tipo militare, chi l'ha fatto sa che cosa parliamo. E poi, come si dice, se non ti formi, ti fermi. Quindi bisogna sempre formarsi, corsi di aggiornamento, nuove tecniche di cottura e via dicendo. Oggi ho fatto un menù diverso perché voglio far uscire dall'ottica che nell'enoteca si trovano soltanto i piatti di carne ad abbinare con il vino, ma nell'enoteca si possono trovare dei piatti di pesce, come io oggi andrò a presentare alcuni piatti di pesce, perché ci sono degli ottimi vini calabresi, comunque io sono sempre per il prodotto calabrese, abbiamo degli ottimi vini bianchi calabresi o rossi da poter affiancare ai nostri piatti di pesce. Quindi vorrei giusto far uscire l'ottica che nell'oteca si trova prettamente alla carne, ma si può trovare anche dell'ottimo pesce abbinato con degli ottimi vini. Qua abbiamo una grandissima scelta etichette di vini che partiamo da calabrese ad arrivare a vino toscano, friulano, veneto, chi più ne ha più ne mette. Ci sono oltre 400 etichette di vino e quindi da qua è nata questa passione ad abbinare qualche piatto di pesce con questi ottimi vini che abbiamo, perché ci sono dei vini calabresi
non parlo solo di vino calabrese, ma un po' di vini di tutta Italia, che sono ottimi da abbinare con degli ottimi piatti dove saltano il gusto e il sapore. Ma diciamo che la mia è una cucina mediterranea, nonché una cucina calabrese, dove io ci metto del mio, ma come ogni chef mette del suo nella propria cucina, perché uno, la cucina è passione, è amore, quindi si ci dedica nei piatti e si ci mette quel tocco di particolarità che lo rende suo, lo rende il piatto unico, piatto suo. Nel mio futuro personale, cioè adesso faccio parte dell'associazione Eurotoc Italia, che è una grandissima associazione che ha fondato Walter Marchese, ci sono tutti i grandi chef stellati d'Italia. Nel futuro spero poi di arrivare ad acquistare una stella Michelin, ma penso che quella è la, diciamo, l'ispirazione di quasi tutti gli chef, ma io ci tengo molto perché mi ci dedico molto in cucina. Sono tanti anni che faccio sacrifici a cavetta, sono sempre a fare corsi di formazione, ad aggiornarmi tutti i giorni. Mi ritrovo spesso e volentieri a star fermo in macchina a guardare libri, riviste, a guardare dove fanno corsi di aggiornamento, perché è una cosa che mi piace, lo faccio con passione e soprattutto con amore. A breve diventerò anche papà e la mia compagna, che nonché futura moglie, mi ha dato questa straordinaria notizia e sono fiero di stare con lei e di aspettare questo figlio o figlia che sia, che ancora non lo so, è con il punto interrogativo. Salute e sanità, domande e risposte, bisogni e soluzioni. Tutti i venerdì alle 14. Su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre. In streaming su laltrocorriere.it. Lo Sfascio, i protagonisti della politica regionale e nazionale in un talk, tutti i giovedì alle 21 e in replica venerdì alle 15, su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre, in streaming su laltrocorriere.it. L'informazione dell'Altro Corriere. Tutti i giorni alle 14.20, 17.20, 19.20, 20.20, 22.20, mezzanotte e 20. Su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre. In streaming su laltrocorriere.it. Vediamo come decorare un tavolo alternando zucche, alternando la zucca tipica di Halloween con fiori, luci, bacche e altri accessori. Flower Smooth, emozioni floreali, da un'idea di Gianni Cortese. Domenica alle 21.20 su L'Altro Corriere TV, in replica lunedì alle 14.40. Su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre. In streaming su laltrocorriere.it. La nostra ricetta è vellutate di fave, ovvero lo possiamo chiamare mocco di fave, con del salmone alla catamiele, delle cozze e del pane allo zafferano. Andiamo a sviluppare la nostra ricetta. Allora, io già ho preparato una vellutata di fave, la metto in padella che la andiamo a riscaldare. Mettiamo a scaldare il nostro mocco di fave, che precedentemente già ho messo a bollire le fave pelate e poi le ho frullate rendendo una vellutata. Ne
Nel frattempo che il nostro mocco si riscalda, vado a riscaldare le cozze precedentemente aperte con l'acqua di cottura. Aggiungiamo un filo di olio evo d'oliva. Allora, nel frattempo che si riscaldano le fave, andiamo a preparare il piatto per l'impiattamento. Allora, vado ad adagiare sul piatto il nostro mocco di fave. Vado ad aggiungere il nostro salmone che ho precedentemente passato al forno laccato al miele. Adesso aggiungiamo le nostre cozze. Come guarnizione metto delle fave sgusciate. Vado ad aggiungere il pane azimo a curcuma. Metto un ciuffetto di broccolo viola precedentemente bollito, lesso, e poi vado a guarnire con dei germogli misti. Aggiungiamo un filo di olio. E il nostro piatto è pronto. E qua abbiamo un mocco di fave con del salmone laccato al miele, con delle cozze. Come guarnizione ho messo del broccolo e viola, del pane carasau allo zafferano e i germogli misti. E il nostro piatto è servito.
non ci casco contro gli inganni. Tutti i giovedì alle 14 su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre. In streaming su laltrocorriere.it. Notizie dal mondo agricolo, tutte le domeniche alle 14:20 su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre, in streaming su laltrocorriere.it. Calabria tutto l'anno, le ultime dal turismo, tutti sabato alle 14 su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre, in streaming su laltrocorriere.it. Cose da Calabria dell'altro mondo, tutti i martedì alle 21 e in replica mercoledì alle 15 su L'Altro Corriere, canale 211 del digitale terrestre, in streaming su laltrocorriere.it. La nostra seconda ricetta è un raviolo al baccalà fatto con del peperone crusco, del broccolo romanesco, del datterino, dal datterino rosso. Poi è un piatto di una mia ricetta rivisitata, avrà da aggiungere dell'uva passa e delle mandorle a scaglie. Allora, qua abbiamo, per questa ricetta abbiamo bisogno del raviolo al baccalà, che il ripieno è fatto con baccalà e patate, una con la sfoglia di pasta all'uovo, che questo abbiamo già preparato. Poi abbiamo il peperone crusco, che il peperone crusco adesso sta tornando di moda nella nostra cucina, perché è un piatto tipico lucano, ma negli ultimi anni sta tornando anche nella nostra cucina calabrese. In realtà il peperone crusco non è altro che un peperone essiccato, poi viene passato nell'olio caldo a temperatura di 180 gradi e il peperone si gonfia friggendolo e diventa croccante, così si chiama peperone crusco, che è questo qua, che io l'avevo già preparato. Questo è il peperone essiccato, viene pulito, viene tolto dai semi, viene preparato dai semi e poi viene fatto questo procedimento. Poi abbiamo del baccalà a tocchetti, che io ho già pulito, spinato, giusto per me inserirlo nella salsa di condimento. Abbiamo dell'olio all'aglio che io ho già preparato, del broccolo romanesco, pomodorini rossi già tagliati, delle mandorle a fette, dell'uva passa e come guarnizione ho un pomodorino confit. Adesso andiamo a sviluppare la nostra ricetta. Abbiamo la nostra padella, mettiamo dell'olio all'aglio, anche se non a tutti piace l'aglio, infatti spesso mi dicono: chef, vi raccomando, senza aglio. Aggiungiamo un altro filo di olio. Facciamo rosolare per bene l'aglio con l'olio. Adesso vado ad aggiungere del baccalà a tocchetti. Facciamo soffriggere un attimino il baccalà, aggiungiamo i peperoni, i pomodori già tagliati, aggiungiamo i nostri pomodorini, li facciamo appassire qualche minutino. Mettiamo
qualche pezzo del nostro broccolo romanesco. Che io ultimamente in cucina sto usando questo perché mi piace di più come forma rispetto al nostro broccolo romano, che abbiamo il nostro classico broccolo romano. E poi come gusto penso che sia molto più dolce. Aspettiamo qualche minutino che si appassisce per bene il pomodorino. A fare questa ricetta ci vogliono quasi dei 10-12 minuti, anche perché c'è il tempo di cottura della pasta. Finché la pasta, adesso andiamo a mettere in cottura in abbondante acqua salata, si prepara la salsa, quindi è molto veloce, semplice da fare e ottima soprattutto. Adesso aggiungo l'uva passa, così si prende il sapore del baccalà, si apre il nostro chicco di uva. Aggiungiamo un filo di acqua di cottura. Nel frattempo che la pasta cuoce lentamente, andiamo a insaporire con una grattugiata di pepe nero. E un pizzico di sale. No, bisogna stare attento che il baccalà è dissalato, perché è dissalato bene, perché spesso e volentieri il baccalà è molto saporito, che c'è una grande differenza tra saporito e salato. Saporito è quando ti lascia la bocca saporita del gusto, ma non vai a bere acqua, mentre salato, quando dopo che hai mangiato bevi abbondante acqua e ti senti pesante, allora là è salato, perché spesso si confonde questa di grande differenza. I nostri ravioli sono cotti, li andiamo a scolare e li mettiamo nella nostra padella. Li facciamo mantecare un pochettino aggiungendo dell'olio di oliva. E questo, come dicevo prima, è un piatto che io ho rivisitato, che ho aggiunto questi ingredienti tipo l'uva passa e la mandorla, giusto per dare un tocco diverso, un tocco dolce con il baccalà, per dare la differenza di gusto. Ok, andiamo al nostro impiattamento. Allora, andiamo ad adagiare i nostri ravioli di baccalà. Io solitamente nella mia ricetta ne vado a mettere 4, perché già il raviolo è ripieno e pesante di suo, quindi per non andare così a rovinare il palato delle altre persone. Mettiamo
questo pomodoro confit, che il pomodoro confit va passato nel forno con dello zucchero di canna e dell'olio. Mettiamo il nostro peperone crusco. E poi giù su andiamo ad aggiungere una spolverata di mandorle a fette. Mettiamo sempre un filo di olio a uscita del piatto per insaporire il tutto. E il piatto è pronto per essere servito.